Bocciato anche il secondo ricorso degli obbedienti del Comitato Acqua Pubblica. In sede civile, il giudice del Tribunale di Arezzo ha infatti rigettato la richiesta della seconda famiglia che aveva subito il distacco del servizio idrico da parte di Nuove Acque perché ritenuta morosa in quanto si autoriduceva la bolletta del 13%, il corrispettivo della remunerazione del capitale investito. La famiglia chiedeva di riottenere il servizio per il fabbisogno minimo vitale. Arriva così ad una settimana di distanza dal primo parere negativo per gli obbedienti un'altra sentenza del tutto simile alla prima. Essendo famiglie che praticamente si mettono nella condizione di essere morose volontariamente, ritengono che i giudici che questa posizione degli utenti non sia degna di vedersi garantito il diritto di un flusso ridotto, come dice la legge, di acqua, comunque che riserva la legge ai morosi. Beh, adesso, diciamo, in primo luogo dobbiamo riflettere insieme alle famiglie se praticamente presentare entro i termini che sono 15 giorni dalle emissioni delle decisioni dei giudici ricorso in appello, oppure diciamo sottostare a quello che noi definiamo un ricatto da parte del gestore di ottenere il pagamento comunque di quanto richiesto dal gestore e quindi poi presentare una rivalsa nei confronti però con una causa sul merito. Intanto arriva anche il commento di Nuove Acque. I giudici hanno ritenuto la non sussistenza dei presupposti che possano giustificare l'immediato ripristino della fornitura di acqua ai due ricorrenti, si legge nella nota diramata, riconoscendo la legittimità dell'operato di Nuove Acque nella gestione delle morosità secondo la normativa vigente. La società auspica che possa terminare la campagna di autoriduzione dei cosiddetti obbedienti e porre così fine ad una situazione irrispettosa della stragrande maggioranza dei clienti che pagano puntualmente il servizio erogato.